seconda giornata della decima edizione del Crone si stanno per sfidare i Los Tanques e l'Atletico Madrid. Tutti davanti alla telecamera, basta, anche tu davanti alla telecamera. Ah no! Vai, adesso è qua ancora, allora ne capi. Vai. Calcio d'inizio battuto dai Verdi che perdono palla. I Verdi Tanques si schierano in campo con Trincale e Tepali, La Sala, Manzorra, Napoletano e Cipollaro a completare il quintetto titolare, mentre in panchina c'è Accarino. Per quanto riguarda l'Atletico Madrid, si schierano in campo con Cervizzi tra i pali, Pietro Carella, Russo, che ora è in possesso palla e fa l'1-0 dell'Atletico. Poi c'è, eccolo qui, Formicola, Esposito a completare il quintetto titolare, mentre in panchina c'è il numero 8, Smiraglia. Si sfidano due squadre agli antipodi di classifica, perché tra Tanques e Atletico insomma ci sono parecchi punti di differenza. La Sala, il pallone in mezzo, calcio d'angolo, perché ad esempio l'Atletico ha vinto 3 su 4 in attesa del recupero contro, non mi ricordo se è Vengeance o se è Stavigo, non ricordo bene, intanto fallo qui di Formicola. Per quanto riguarda invece Tanques, 3 sconfitte e una vittoria. La Sala alla battuta del calcio di punizione. Passaggio e mezzo, Manzorra, tiro piazzato, Russo in pressing, devia il pallone in fallo laterale. Manzorra, pallone all'indietro per Trincale. Allora, sai quale fa? Oggi sono chiuso assai. Allora, sai qual... No, ma non oggi fa quella a te, sai qual è il discorso? Allora, non è... Sì, ok, il fatto di fare pulizia va bene, ma il problema, sai qual è? Il problema è che questa pulizia, io purtroppo la sto facendo in corso di problema. Cioè, chi l'è stato? No, non ti dico di fare pulizia, no, il problema è troppo gente, quindi magari... Luigi, movimento, passe! Cioè, allora, prendi la blau vela, no? La blau vela sono crone 5, crone 6, crone 7, crone 8... Cioè, capito quando torna la blau? La blau vela... prossima 10, però il discorso è che alla fine la 12esima c'è 6, c'è 11 e 12, è troppo facile, purtroppo. Ma se tra questi 10 confermati ci sta Mocio a Blau, che è stata la seconda squadra che ha giocato da parte, ci entra e che è Blau, è mai che ha già fatto, cioè che lui fa? Uomo dietro è un cazzo di culo in Burice. Sì, sì. Prendi Iodice, Shakhtar sa fatto Crone 9, e tu ci stimi Crone 9, quello del venerdì, tu c'hai, Shakhtar a inizio torneo, ma Itera non c'è stato, belle buone due faccia a squadra. Savio Clemente, stessa cosa, che andai una stasera l'unico con Sky Jumpers, no, non mi faccio, la gigamata, 2 giorni sa fatta a squadra in questo torneo, allora che cazzo, cioè che... C'è una combinazione astrale che non sta funzionando con questo. E mi dispiace, prendi la squadra di Pietro, prendi la squadra di Go. Cioè alla fine chi resta? Ma veramente sono legati, veramente sono affezionati. Pietro Carelli, ma saranno una fiducia che io non riuscirò mai a ricambiare, perché sto facendo una serie di figure in mezzo. Mai successo in 10 anni di tornei, cioè in 7 anni di tornei, tutti si guarda a te e si sta rendendo.
Cioè io sono mortificato. Cioè stasera chiama, com'è possibile che Achille dice no, io non posso più pennare, perché sono qua a stare a mano. E quattro pomeriggio mi chiama e dice no, non posso che no. Buonasera, posso domandare. Bravo, hai visto, persona seria. Cioè capito, ma io già dice Achille che non può giocare, ma contatti qua. A giocare a tu Guaglione. Per bene, pesola. Guaglione gli auguri. Bello, parlo in italiano. Dice, Michele, scusa, non mi ricordo. Mi si deve parlare con lui. Bello, tranquillo, no? Ha fatto AIS, capitano. Ha detto che da, ma mi raccomando. Io mi hanno calendario a martedì e 3 a notte. Tu ne rompere un cazzo, si gioca. Allora, ragazzi, ti si tira problemi con contatti. Ma non è quattro pomeriggio io non la partita. Ed è un modus operandi che io ho sempre adottato da quando inizio i tornei, sempre. Calendario la prima cosa, dopo i video, dopo le foto, che ho calendario la prima cosa che hanno i capitani. Vabbè, torniamo a noi. Guarda, no, perché cioè, sono buttuso assai, sono buttuso assai. Poi ho agitato il telefono, vabbè, oggi. Ho perso le maglie della mia squadra, io ne ho una serie di maglie di riserva, 3-4 maglie non le trovo più, le avrò perse. Non le ho prese, io martedì scorso non le ho prese, le ho lasciate là a terra, non si sono trovate. Me la date Valerio, che dove si trova? No, no, Valerio me la date! Perché okay, Valerio ricordo che a un certo punto a fine partita disse, ma forse sono delle magliette, no? Cipollaro il destro, Cervizzi in due tempi blocca la sfera. Intanto al di là diciamo dello sfogo, delle cose, avete saputo un po' l'altro The Dark Side of Crone. Con questo sfogo. Allora io vorrei inquadrare un attimo questa numerosissima panchina dei Colchoneros, però se sono in questo suolo non riesco. Recuperano i verdi. Chi? Ma tutti e due, cioè queste due squadre sono. No, dico la panchina i. Persone per gli ultrazzi, cioè, ma cioè, per esempio, l'Atletico è una, cioè Pietro, no? È una di quelle squadre che mi vorrei tenere a conto perché veramente bravo, per bene, si mette a disposizione, no? come Gianni, il capitano dei Tampes. Ma pure Nasti, cioè tutte squadre così. Sassano Parigi ai conti 1-1 Tankes. Siamo a oltre il settimo minuto di gioco. Punteggio di nuovo in parità tra Tankes e Atletico Madrid. Quanto c'è? Un vento abbastanza rigido. Tanto ricordiamo il programma di giornata. Chi? Alla Berlino proprio, cioè avevo freddo, cioè secco proprio. Bravo, secco, bravo. Il programma di giornata prevede, questa è la quinta giornata. Allora, Celta Vigo, Shakhtar vinta a tavolino da questi ultimi per indisposizione momentanea dei Celta, meno che poi lo Shakhtar non cambi idea, eventualmente si disputerà poi il rinvio della partita. Perdono palla però i verdi, dicevo. Poi anche tra Shark e Liverpool ci sono state delle incomprensioni orarie, questa partita si disputerà probabilmente domani o giovedì. Per quanto riguarda invece, su questo campo ci sono Atletico e Tankes, di fronte ci sono Vengeance e Real Avvocata. Tra l'altro Real Avvocata che si gioca praticamente la vetta con l'Atletico Madrid, perché sono praticamente entrambe le squadre a 9 vittorie, così come a 9 punti ci sono gli Sky Jumpers, che dopo le vittorie con Tankes, Vengeance e un'altra squadra non mi ricordo. Sky Jumpers hanno la sconfitta già sicura contro l'Atletico, giusto, tu sei rivale, giusto? Cazzo, chi ha già giocato gli Sky Jumpers? Vengeance alla prima, Tankes e poi no, recupero non hanno fatto anche sta settimana scorsa. Vengeance alla prima, la seconda, chi? Liverpool alla seconda, quindi anche loro sono a 9.
che sfideranno dall'aria da me, che sfideranno il Real Madrid. Bello, bellissima, bellissimo tentativo di La Sala, eh? Bello verde. Bel giocatore La Sala. Forse un po' diciamo egoista a volte, però è molto bello. La Sala ha vinto il miglior giocatore pronto, eh. Bravo Russo, il destro, Trincale ci mette la mano e poi Smiraglia ancora Trincale. Bella sfida sarà tra Smiraglia e Trincale stasera. Smiraglia bomber dei Colchoneros. A proposito, Ernesto, fa una bella cosa. Vai a pigliare, per favore, sempre. 1, 2, 3. Sciarpe. D'Andrea non viene. L'altro che cazzo? Fabozzi, che avete messo? All'avvocato Fabozzi. Sì, Fabozzi. Mi prendi 4 sciarpe, per favore. Da grazie. Cipollaro. Il sinistro alto! Poi alle 11 ci sarà la partita tra Partenopei e Angolo? No, fondo dice l'arbitro. Ci sarà poi la partita tra Partenopei e non ricordo chi. E poi l'altra partita delle 11 appunto, Sky Jumpers Real Madrid. I Partenopei dovrebbero giocare contro Atletico Capodichino. Bello il sinistro di Russo, ottima la risposta di Trincale. Il calcio d'angolo. Capodichino Partenopei, anche quella bella sfida, eh. Capodichino al 2, mamma mia che palo qui di Formicola. Alvino restituisce palla agli avversari. Ma come cazzo fa questa piscina? Ma che te dai? Su nella calza mai, non sai niente. Trincale. Cipollaro gioca di sponda. Passaggio per Accarino, però in scivolata recupera Alvino che Cipollaro si lamenta di un tocco di mani, però pallone è ancora preda dell'Atletico. Smiraglia. Perde palla però Smiraglia, attenzione a Napoletano, libero, pallone per lui, Napoletano, erroraccio. Erroraccio di Napoletano. Da servizio, no, perché? No, non da agita. Russo, passaggio per Smiraglia, allarga il gioco per Formicola, che attende il movimento di Smiraglia, arriva adesso Smiraglia di testa, fuori di un soffio. Siamo al 15° minuto del primo tempo tra lo Stanques e Atletico Madrid. E ancora 1-1. Cipollaro, Trincale, passaggio difficile di Cipollaro. Ernè, grazie. Infatti buono, via da loro. La Sala. Mettiamo i guanti, vai, i guanti li hanno inventati, attenzione, La Sala. Ho fatto una grande festa quando hanno inventato i guanti per il freddo, io perché li tengo nella tasca e non me li metto? Russo il destro Trincale! Due volte in calcio d'angolo, ma tenete un secondo, metto un attimo il guanto alla mano, non me la sento proprio più. La ripresa nel sangue. No, perché subito ti sei messo. Attenzione Trincale, grazie. Hai chiamato a chi la mano? Ah no no, un attimo che mi voglio. Guarda che è una persona per bene, mi raccomando. Poi venire pure io, voglio. A parte voglio mangiare gratis, ovviamente, poi voglio anche una cospicua e meritata percentuale per aver trovato il cliente, eh. Ah pure! E beh! Alvino, bravo La Sala ad allontanare il pallone. Formicola, ultimi 30 secondi. Tanto inizia la partita tra Avvocata e Vengeance. Alvino poi il pallone.
tanto mister Carella, ma chi è il più grande? Piccolo è grande? Io. Tu sei quello grande? Il mister è più grande. Il mister è più grande. Io. Mi sembra giusto. Alla te! Allora, la partita è equilibrata, ci vuole la giocata. Ha sbocca il giocatore, il calciatore con talento. Attenzione, la sala corre come un forsennato. Cipollaro, la sala atterrato, calcio di punizione. Però certo poteva essere servito Cipollaro. Quindi calcio di punizione per i verdi. Dodo vieni. Giovanni, ci vuole. Chi è la vada tanto che corre, questo pallone. Oh, vedi, tiro lì. Calcio di punizione per i Los Tanques, quando scatta adesso il 16° minuto di gioco. Sul pallone c'è la sala che probabilmente andrà a beccare la porta di Cervizzi. La sala, il destro sulla barriera e poi a Carino il destro. Cervizzi lascia sfilare, pallone sul fondo. Ma chi è più bravo a fare le gambe? De Lorenzo. Tu non dici cazzate. Ecco, che diciamo è un malus questo. No. Trincale, bravo. No, diciamo mi perdo, a volte io parlo dei cazzi miei, parliamo di chi è mangiato a cena, si va a cà. No, allora su questo punto di vista. Ci equilibriamo. No, nel senso. Lorenzo come parentesi. Ok, adesso ritorniamo a noi. Oppure. Camilli, cosa. Ma okay, aspetta, che dice? Cioè, voglio dire. Alla grande all'altra, cioè quando diciamo si impegna. No, siamo solo io e lui è serissimo. Ah, quando sono da solo si sclera. Quando state voi due. Ah, non sono io. Ecco. Bravo la sala. Poi a meno che quando sei solo tu non fai delle. Non parli pure tu da solo di quello che hai mangiato. No, a volte sì, però no, non spesso. Cioè più che altro vedi mi lascio andare a questi sfoghi uterini e tipo qui. Uterini. Ciao, mi sei. Ma poco fa che Jimmy non sono vivo. No, era in cielo. Però tengo una bella notizia, perché praticamente oggi stamattina, tra una puttanata e l'altra, stamattina mi ha contattato uno napoletano. Tiro Cervizzi, poi respinge e poi smiraglia, è fermato da Cipollaro. L'unica cosa che poteva fare Cipollaro era questa, l'ha fatta e credo si becchi l'ammonizione. Così infatti, Cipollaro poteva solo abbracciare smiraglia. Una volta che prende palla il numero 8, che mi dicono sia capocannoniere dell'Atletico, credo. Smiraglia, si segna sempre lui. È stato il top della top 5 la settimana scorsa. Ma la prendi un'altra sciarpa per Cervizzi? No, però. Me lo fate un regalo? Per allora, volete andare da. Vabbè, seguilo! Ma vuoi via tu? Ma vuoi via la sciarpa? Ehi! No, per i premi partiti. Grazie. Perché Andrea gioca con Liverpool che stasera non c'è? Allora, c'è una Cervizia che mese che la patrona. Cipollaro all'indietro a Carino, lo stop. Appoggia all'indietro per Trincale. Tanto credo abbia segnato il Real Avvocato. Il Real Avvocato è una bella partita, forse un po' nervoso, però bella partita. Bravo. Vengeance a volte fanno questi exploit che sono forti, bravi, ma qui sono bravi. E poi belle buone posso perdono. Ale rimane all'occhio. Va benissimo, Ale. Di testa. Smiraglia. A Roma voluta. A casa. Ok, grazie. Ok, grazie, frate. Come ti chiami? Mauro. Alla prossima tua, vai. Giustamente, stiamo a Casori, come tu vuoi chiamare? Oh Mauro, Ludovico ti può chiamare. Ludovico
Ludovico. Ludovico è perché c'è padre Ludovico da Casoria. Vabbè, San Mauro o Patron? Cioè, padre Ludovico da Casoria. Casoria era un diciamo nel credo dal Medioevo in poi, credo, non so, forse anche dopo. Casoria è stato un centro pieno di come si dice? Un centro di eremitaggio, un centro di eremitaggio. Infatti la Padima di Matrimati, di istituti francescani, istituti suore pie, della Madonna trasferita dalle sette spade. Non sono a Casoria. Esce intanto Carella ed entra Russo Cervizzi con le mani a cercare Formicola. Palleggia Formicola, trattenuto Russo da Manzorra che è entrato al posto di La Sala. Russo non aggancia, pallone che finisce in fallo laterale per i Verdi. Manzorra, pallone per Trincale, di nuovo Manzorra, quindi a Carino. Cipollaro aggancia male. Napoletano non ce la fa. Perché? Che va a stare embriaco. Abbo, perché? No, che quello pieghetti. Vedi, ricordami dopo, fine partita. Andiamo a parlare per i completini, non si viene completini. Fammi sapere. Non me lo dimenticare. Napoletano, il tiro sul fondo. Siamo al 22esimo. No, ti dai un Carino, pallone per Trincale, il lancio in avanti a cercare Napoletano, prova lo stop fermato bene da Formicola, fallo laterale per i Verdi. Si avvicina a Manzorra, Napoletano chiede la distanza, la ottiene, arriva il fischio Napoletano, di nuovo fallo laterale. Fallo laterale battuto male da Carino, pallone subito da Cervizzi a Russo che avanza, si fa spazio, chiuso benissimo da Carino che guadagna, però che commette lui l'ultimo tocco, quindi c'è il calcio d'angolo. Entra La Sala ed esce uno stremato Napoletano. Angolo di Esposito, il cross in mezzo, Russo, bravo Manzorra in scivolata e poi Trincale al limite dell'area. Tanto qui vediamo scene è meglio Manello, diciamo, di una solidarietà eccezionale. Quindi Manzorra sale sulla destra, pallone per Cipollaro, non arriva a tirare in porta Cipollaro nonostante un'uscita scellerata di Cervizzi, e quindi Cipollaro dal calcio d'angolo, tutti lontani, non c'è nessuno che entra, trascorrono i secondi, Cipollaro, ottimo il lancio, perfetto, male però lo stop di La Sala, arrulla La Sala, così urla anche il portiere, credo di Vengeance, doppia, sì, e quello è il bipolarismo. Buono il tocco per Cipollaro che non riesce a girarsi perché è fermato dall'altro capitano Carella. Poi bravo Smiraglia ad allungare per Russo che becca uno schiaffo, chiede scusa a Carino, calcio di punizione per il Russo. Si spiegano intanto Cipollaro e La Sala.
Allora, mo facciamo, finisce il primo tempo, vediamo Trincale, Cervizzi ci fa la foto insieme con la sciarpa e Smiraglia poi da solo. I due portieri, Trincale il portiere di Tanques. Carella, il tocco per Smiraglia, il destro sul fondo. Il top della volta scorsa e il top di tutte le anni fa. Esatto. Poi pure Smiraglia che pure doveva avere un... La settimana è Smiraglia, si mette a Trincale. Però facciamo i due portieri che simpatiche, eh? Vabbè, guarda, se non sei d'accordo non mi interessa chi comando io. Russo, tocco di Esposito, stoppato dalla sala, deviazione, fallo laterale, duplice fischio, punteggio in parità, 1-1 tra Atletico e lo Stanques. Sta per ricominciare il secondo tempo tra lo Stanques e Atletico Madrid, punteggio, ribadisco, di 1-1 tra le due squadre. Tanto andiamo a... Prego, non so, non è ancora finito. Allora, cavallero lui, no? Un po' di foto là, te ne vai, Ernie? Bravi, che sennò senta mancanza. Cervizzi evita anche Ernesto il fotografo. Pallone recuperato da Esposito, punteggio di perfetta parità tra le due squadre, punteggio giusto, partita equilibrata, Smiraglia, il controllo numero 8. Allarga male, recupera Russo, fermato da Accarino che fa salire Manzorra, poi recupera il pallone Carella che però commette fallo, dice l'arbitro, calcio di punizione, non ho capito se commette fallo, ha preso il pallone, però Cipollaro si è fatto male nell'altra, diciamo, nella respinta. Vabbè, lo state esagerando. Allora, palla credo per... Eccolo qui, Cervizzi. Che non ho capito se restituire la palla ai Tanques, se no ricomincio perché i Tanques hanno perso palla. Quindi Carella, passaggio largo a sinistra per Smiraglia che ancora deve accendersi. Pallone per Russo, bravo la sala in anticipo su Smiraglia. Quindi Manzorra imbecca la sala sulla destra, non tocca Esposito, rimessa dal fondo per Cervizzi. Anzi no, calcio d'angolo, dice l'arbitro. Quei due ragazzi che stanno là, vedi, devi giocare con loro, uno si chiama Valerio, un altro si chiama Francesco, vai con loro. No, no, quelli stanno qua per me. Dice, io sono Civic Portier. Manzorra, tiro fermato proprio da Cipollaro, recupera Carino, ancora lui, che tocca per ultimo, fallo laterale per l'Atletico Madrid, battuto. Esposito e lancia in avanti, bravo Manzorra che stoppa, passaggio per La Sala, il destro di La Sala, Carella respinge di schiena in fallo laterale. Di testa Carella, bravo La Sala che commette fallo, dice l'arbitro, calcio di punizione per l'Atletico, partita spezzettata in questo inizio secondo tempo, troppi falli da una parte e dall'altra. D'altronde il risultato è combattuto, quindi ci può stare che ci sono questo tipo di interruzioni. Ragazzi, fa freddo stasera. Carella recupera Smiraglia, uno contro uno con Cipollaro che respinge il tiro in corner, calcio d'angolo per i colchoneros. Passaggio in mezzo, non ci arrivano né Carella né Russo, pallone che si spegne in fallo laterale, anzi no, rimessa dal fondo per i Verdi. La Sala, intelligente passaggio per Manzorra, ma è bravo Carella a capire tutto, quindi La Sala, passaggio sbagliato, però recuperano palla i biancorossi, Smiraglia uno contro uno con Accarino che respinge il tiro in fallo laterale, ma Smiraglia ancora deve accendersi, Smiraglia la maggio a qualche credo sia capocannoniere, mi sembra, no, capocannoniere è Team Shark, no, vostro, ah sì, nostro, sì.
Pallone in mezzo, gol di Russo! Doppietta di Russo e 2-1 per l'Atletico Madrid. Bellissimo gol di Russo che in fila di tacco l'inerme portiere Trincale dei Nantes. Lui, bel! Arbitro, la prossima, come viene a tu, Ale, pure tu. Entra Napoletano ed esce Cipollaro. Cipollaro, ma una domanda. Scusa un attimo, ma ci manda una capa? Febbre a 39. A capa di Cipa Sorelle? Ah no, sta a Tenerife. A Tenerife, sta. Di Galluto. Beata S. Su capo. Cioè, su Frid, logo. E che sta a fare? Viaggio con amici. Poi la prenderò in giro quando tornerò. Sta tutta abbronzata. Ah, c'è i sord. Esattamente, bravo. Bravo a Carino che smorza il tiro diretto a Trincale che può gestire con i piedi. Ale, rimane, Ale. Ti dona questa sciarpa comunque. Chi te l'ha data? Miraglia, il nostro leader. No, non è fatto. C'è un fischio dell'arbitro, un calcio di punizione per i Tantes. E la chiamato fa. No, era per dire chi te l'ha data questa sciarpa, il torneo, ah, che bel torneo, vogliamo. Ah, okay. Era una marchetta, vabbè, no, no. Non mi hai seguito, fa niente. La sala, il destro. Manzorra. Ragazzi, per favore, un po' più sotto, c'è una rimessa da te che devo camminare, non dire niente. Manzorra riceve da Trincale, allarga per la sala. Si fa vedere Manzorra. Poi Manzorra all'indietro per Trincale. Il movimento di Manzorra che adesso riceve da Trincale. Ancora passaggio all'indietro del portiere dei Tantes. Il lancio in avanti, la sala, buono sotto, il destro smorzato. Va bene, c'è il libro, passa il libro. Ah no, non c'è deviazione, avevo visto male, l'ha messo dal fondo. Allora, entrano Alvino e Formicola ed escono Esposito e Smiraglia. Ho messo sale la porta! Oh! Per i Tanques naturalmente non c'è cambio, perché il titolare napoletano hanno cambiato prima del tempo. Bravissimo! A Carino che si fa trovare pronto nell'area di rigore avversaria per fare il 2-2. Va bene Andrea! Doppietta di Accarino! No, no, no! Pietro, questi due reti a tutto il giornale! Ti aspettavo che era la palla, per fine, andata a palla! Va bene ragazzi! Bene reti, ci vai Flascione, va! 2-2 il punteggio, partita bella ed equilibrata tra Verdi e Russo. In muro bianco per me, c'è proprio l'Italia. Proprio l'Italia. Chi ha segnato il primo tipo di rosso? La sala, ok, grazie. La Carella a Formicola, ci prova, Trincale respinge e poi Russo non è lesto a tirare di prima. Attenzione al contropiede Manzorra di prima, il destro, Cervizzi respinge il calcio d'angolo. Ho sentito un cosa molto. Ah, Paco, grazie. Della traduzione che aveva il vaso a mucca, mi sembrava. Tutto Cervizzi, Pressato. La sala. Addirittura nella prima metà campo è andato a recuperare questo pallone battuto da calcio d'angolo. La sala. Il sinistro. Formicola guadagna il pallone, poi Trincale. Adagiatamente blocca la sfera, la lancia in avanti dove c'è però Formicola che anticipa Napoletano, recupera Russo, c'è largo Carella a Carino in anticipo su Alvino, poi attenzione alla sala che non recupera, poi Russo, due su di lui, la sala, il tocco a favore di Trincale che si appresta tutto dal fondo, meglio i Tanques in questo secondo tempo. Carino, riceve Manzorra, il destro male. Va bene, vai giù, va bene! Ah no, calcio d'angolo, scusatemi. Bravo!
Russo, avanza Russo, la sala si ferma, il destro palo! Ah, esterno, palo esterno, quindi messa dal fondo. La sala evita Alvino, che però commette fallo, calcio di punizione. La sala, il destro sul fondo. Destro di Russo è mezzo male, non c'era nessuno. La trincale a Manzorra, di nuovo trincale. Trascorrono i minuti di questo secondo tempo, siamo oltre il decimo del secondo tempo. Bravo la sala ad evitare due avversari. Pallone per Napoletano, esce Cervizzi che deve in fallo laterale. Valerio, ciao, io ho la maglia per Cristian. Uomo, uomo! Attenzione Russo, il destro! Kenny, io sono te! Manzorra, il tiro smorzato da Formicola, recupera la sala. Uno contro uno, il destro di la sala sul fondo. Andiamo, prendolo. Allora ci sono i cambi, esce Carella ed entra Esposito, i due capitani pure. Ed entra anche Smiraglia al posto di Russo, Tanques che non operano, cambia al momento. Cipollaro preferisce gestire dalla panchina la propria squadra. Va bene! Napoletano fermato da Smiraglia, poi di nuovo Napoletano che riceve da Carino, la quinta su Smiraglia, bravo Napoletano che d'esterno in becca trincale di prima la sala a cercare a Carino, manovrano i Tanques, pressing di Smiraglia, poi la sala, quindi a Carino, bravo a servire Napoletano nello spazio, c'è Manzorra, difficile da servire, recupera però, quindi Formicola, Smiraglia, accenna al pressing a Carino che viene evitato, sale anche Albino sulla sinistra, pallone per lui, ci va Napoletano che forse becca il piede di Albino, comunque non c'è fallo, calcio d'angolo per i biancorossi. Formicola a sinistro alto. La sala, sale Napoletano che avanza, però rischia di nascondersi, guadagna fallo qui la sala. Calcio di punizione, fallo commesso da Esposito. Attenzione! Aiuta, se c'è di più, Accorto la sto fossa, ecco. Infatti ho visto che se ne stava andando per fatti suoi. Male male, Calcio di punizione, 2 alla battuta. Pare la sala voglia lasciare l'incarico della battuta al numero 7 Napoletano, cannoniere del Crone 8 per i Tanques. Napoletano, la rincorsa, il destro colpisce la barriera, quindi Manzorra, il sinistro di la sala, male. Il sinistro del numero 9, pallone che si stringe sul fondo. Cervizzi, il lancio lungo in avanti per Esposito, poi è bravo la sala ad evitare Smiraglia, ancora la sala in possesso palla, largo serve Manzorra, in mezzo Napoletano, è un tiro cross di Manzorra, difficilissimo da controllare, bravo Smiraglia, il destro trincale, miracolo, quindi la sala avanza, perde palla però la sala dovrebbe passare ad un certo punto della sua corsa, ecco come in questo caso perde palla di nuovo, poi non riesce a ritornare, costringe Napoletano agli straordinari, però Alvino riesce anche a tirare, destro e mezzo alto, il sinistro di Smiraglia,
Urla, urla da ambo le squadre, una tragedia stasera. No, ancora te due di squadre, cioè, vabbè, proprio uno scorno. Bravo, il tacco di Accarino, Manzorra, fermato in calcio d'angolo. Che è successo? Che sta tornando Ernesto? Bosce, sono capitato. Ma lei brutta risposta di la sa. Che ci fai qua? Va bene, va bene. Ma mancano 10 minuti, guarda che là puoi fare. Signore, a noi! Ragazzi, però... entra Cipollauro ed esce Accarino. Smiraglia scambia con Formicola. Di nuovo Formicola. Pallone per Russo. Ancora Smiraglia, allarga per Esposito. Quindi Formicola, unico centrale. Sinistro in mezzo a cercare Smiraglia, ci va Manzorra, ancora Smiraglia, in possesso palla, va lontana Manzorra, recupera però Russo. Pallone preso da Formicola, ancora per Smiraglia, ma Manzorra è bravo ad intercettare questo pallone. Quindi Tanques in possesso palla, Cipollaro. Ecco, sinistro di Cipollaro, calcio d'angolo. Mannaggia puttana, chi si riferirà a Trincale? Dalla panchina, chissà, dalla porta. Cipollaro. Avanza Manzorra, pallone preso però da Russo, che avanza, palla al piede. Non commette fallo la sala, quindi Atletico ancora in possesso palla. Smiraglia. Pallone per Cervizzi, quindi Formicola non riprende il pallone, il sinistro, il pallone ha cagnato pallone, e pensate un attimo se Mattia c'è la squadra nostra. Cipollaro, calcio addosso a un avversario, guadagna il fallo laterale. Freddo proibitivo stasera all'Iguana, cazzarola. Cipollaro. Che ti vengono a te? No, non ti fa venire niente. Che ci servi qua? Il destro in avanti. Ma martedì prossimo. In generale, non farti venire niente. La sala fermata, la sala non può rischiare però questo possesso continuato. Ecco qua, Napoletano avanza, fermato da Russo, ancora Napoletano però che riprende il pallone. Pallone per Manzorra, c'è largo la sala, passaggio a metà tra Cipollaro e la sala, recupera Smiraglia, poi Russo aggancia male, pallone direttamente tra le mani di Trincale. Napoletano per Manzorra, tutto a posto l'altra partita? Sì, vincono i Vengeance. Vincono i Vengeance. Bella, no, bella partita equilibrata. Napoletano riesce a tirare. Il pallone però finisce sul fondo. No, niente, non è venuto. Non è ancora venuto. Trincale. Cipollaro. La sala, bravo. Poi tocca Esposito e devi in fallo laterale. Vuoi fare una telefonata a Mattia? Di a Valerio, Valerio, fai una telefonata. Scatta in avanti Cipollaro, Manzorra scambia con Napoletano. Ancora Napoletano, il sinistro sul fondo. Cervizzi, lancio lunghissimo. Russo, il destro di Russo! Pallone sul fondo. Siamo al 19esimo, 2-2 tra Tanques e Atletico Madrid. Prego.
bravo. Questo è un po' come la Corea del Nord, vedo, devi dire questa cosa e poi bravo. Cipollone, restituisce palla a Manzano che si presta alla rimessa laterale. Ah, ecco. La sala. Scatta Manzorra, evita Smiraglia. Poi Formicola, Manzorra, scivola, guadagna fallo, credo. Manzorra, faccio una punizione per i venti. Vai, Calusoni, se ci vai, no, no. E a farci. Vai, 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 l'arbitro ha sbagliato l'arbitro, è scivolato. Io non posso con me. La sala alla battuta di questo calcio di punizione. Ci sono Russo e Formicola al calcio di in barriera. Destro di La Sala colpisce le due cosce. Quindi rimessa laterale per i verdi. Calcio d'angolo stavolta. Di testa Cipollaro non indirizza bene il pallone verso la porta di Cervizzi, che poi allontana lontanissimo il pallone. Trincale scambia con Mazzorra che gli restituisce palla. Primo ce l'era napoletano. Ah, no, chiedo scusa, Manzorra, non napoletano. Trincale, il pallone lungo in avanti, Cervizzi urla e fa solo la sfera ma sbaglia il rinvio. Attenzione, Tanches in possesso palla, sbaglia Cipollaro, rega la palla a Russo, quindi Esposito, bravo La Sala che riesce a recuperare palla, quindi napoletano, pallone per Manzorra, mantiene il possesso Manzorra, il destro lungo a cercare Trincale, destro male, più cattivo il rinvio di Trincale. Esposito. 3. Se la punta fa una telefonata. Cipollaro, sinistro di Cipollaro, gol 3-2! 3-2, Tanches ribalta il risultato verdi! Ragazzi, Cipollaro che indovina la giocata personale e fa 3-2, chiedo scusa, per i verdi. Intanto esce Formicola, rientra Carella. Beh, anzi scava nella prima cosa, scava anche, sono le medaglie. Nella prima chiusura, quella grande. Miraglia. Miraglia, il destro fermato dalla sala. E che avanza palla al piede, pallone che non esce, c'è largo napoletano, lo serve La Sala, il controllo di Napoletano, braccio forse di Carella ma comunque involontario a detta dell'arbitro, attaccatissimo al corpo il braccio del numero 11, capitano dell'Atletico, bravo La Sala ad intercettare questo passaggio, minuti concitati, minuti finali, 3-2 Tanches. La Sala che mantiene il pallone in campo, pressato da Esposito e Russo, Cipollaro senza complimenti di sinistro, deve il pallone in fallo laterale. Esposito, scusami. Carella, il destro, Trincale ragazzi, che parata, ma che tiro di Carella. Grazie, bello. Me l'hanno dato, penso. Due a me, due a Lorenzo.
Carella, chiedo scusa, Smiraglia, rimpallato il tiro di da Napoletano e poi la Sala, non riesco a mettere sta cazzo di medaglia. Grazie, queste due le metti all'orecchio. Vabbè, una la metti nel tasto e la butti. Rinvio dal fondo per Cervizzi dopo questo lancio lungo in avanti. Smiraglia recupera palla, pallone a cercare Russo, la finta sulla Sala, ancora Russo nello spazio a cercare l'inserimento di Esposito che si lamenta con il comando di squadra per non aver indirizzato bene il pallone. Siamo adesso scattato il 25esimo, punto giugno 3-2 per lo Stanchez. Avanza la Sala, ultima una delle ultime azioni. Pallone di nuovo per la Sala dopo il passaggio di Mantola alla Sala, il tiro sul fondo. E c'è il triplice disco dell'arbitro. Seconda vittoria dello Stanchez. Grazie alla rete di Cipollaro, qui diamo la medaglia di migliore in campo. Capitano. Capitano, questo è per te. Grazie. Finalmente finisce di nuovo questa ondata negativa. Sì, vabbè. Sconfitte consecutive, ritornate. Avevamo giocato anche bene. Grandissimo il capitano. Abbiamo giocato bene anche le due partite che abbiamo perso. Va bene stasera, è andata meglio, un po' di fortuna anche da parte nostra, che almeno abbiamo perso due partite, come detto, sfortunatamente. Tre autogol al 90esimo. 1-0 contro Ischia, già 1-0 a calcetto, qualcosa di impensabile, sì, diciamo. Fortunatamente ci siamo ripresi alla grande. Complimenti ai Dantes.